Alicia Colò, presentatrice e autrice di varie trasmissioni di successo, animalista e ambientalista, ovviamente. Dunque, la prima domanda riguarda il libro. Ovviamente questa della presentazione del libro che tratta di Django dal Io e l'Africa è un'occasione per noi animalisti di riflettere sul nostro impegno, sulla capacità di tirar fuori le forze per migliorare la situazione che viviamo in questo momento storico, piuttosto buio anche, no? Guarda, non voglio contraddirti, però non mi piace dire per noi animalisti. Io credo che il libro di Jane, sulla storia di Jane Goodall, sia un libro veramente per tutte le persone. Jane Goodall è un'eccellenza del mondo, come uno può menzionare Gandhi, come può menzionare Einstein, come può menzionare anche Madre Teresa di Calcutta. Cioè, io mi permetto di fare questi paragoni che sono molto lontani l'uno dall'altro, però sono personalità che hanno lasciato il segno sulla nostra umanità. Quindi, secondo me, dire un libro per animalisti o ambientalisti è riduttivo. È un libro che racconta la vita di una donna che è ancora molto operativa, non è una persona che non c'è più, e che ha fatto delle grandi battaglie, ha pagato anche dei prezzi personali importanti, ma che si è fatta conoscere a livello internazionale per far capire un mondo animale che ai più è sconosciuto. Ma difatti io spero, cioè anch'io spero che poi questi libri arrivino a tutti, non solo a noi. La speranza è che ci sia una maggiore sensibilizzazione nei confronti degli animali. Guarda, che i libri arrivino a tutti è veramente un sogno, perché si legge sempre di meno, si dice, però non bisogna demordere. La stessa Jane sostiene che anche se una sola persona cambia idea è un grande risultato e un passo avanti, quindi è un libro che dal mio punto di vista dovrebbe interessare tutti quanti. Sono persone veramente speciali e quindi leggetelo, cercatelo, trovatelo, perché non vi deluderà e soprattutto è una storia vera. Anche il tuo impegno non è indifferente, visto tutte le trasmissioni che hai fatto, Geo in Geo, alle falde del Kilimangiaro, adesso gli ultimi, il mondo insieme, animali e animali, quindi anche tu hai una storia da raccontare. Tutti abbiamo una storia da raccontare, la mia è una storia di una persona che ha intrapreso una strada nella quale credeva tanti anni fa, nella quale continua a credere, quindi lo faccio con amore, passione e dedizione. Non posso essere paragonata certo a personalità come Jane Goodall, che hanno fatto dei sacrifici personali enormi. E io sono però una persona coerente, per cui mi guardo allo specchio tutte le mattine e vedo una persona che mi piace. Che si piace. Meno male, sono contenta veramente. Grazie. Volevo farti anche due domande ancora. Sì. Una è su, noi di SOS Gaia amiamo molto i gatti e qui a Roma abbiamo varie colonie feline, tra cui una che vivono da noi, perché loro sono innamorati di noi a loro volta. Ho visto che hai scritto il libro Cuore di gatta su una tua gattina, Pupina, con il rapporto che hai avuto con questa amica praticamente. I gatti sono magici, o sbaglio? In realtà ho scritto, penso, tre libri dedicati ai gatti. Io credo di essere stata una gatta in una vita precedente. Mi sento proprio gatto nell'anima, mi piacciono da morire. E ho scritto dei libri che raccontano, vabbè, il mio rapporto personale con i gatti, ma raccontano anche tante altre storie di gatti e tante altre storie di animali e di persone. Il ricavato a suo tempo è andato totalmente in beneficenza a favore non solo dei gatti ma degli animali. Ed è stato il mio ringraziamento a Pupina, che purtroppo non è più con me da tanti anni, ma ho detto: tu non ci sei più, ma posso aiutare tanti animali che come te hanno bisogno. Ok, grazie.